Ciao a tutte, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io ho registrato quasi 20 minuti di video prima di registrare questo video, ma non ho cliccato sul rec e quindi lo devo rifare. È il caldo, è tutto l'antibiotico che ho preso, sono a dieta, quindi sono praticamente, cioè non ho più ossigeno nel mio cervello, sono veramente fusa. Quindi ripartiamo da capo. Innanzitutto, come state? Spero che stiate bene. Io adesso sto benissimo, finita la cura, a parte la fiacchezza appunto dell'antibiotico, soprattutto col caldo e anche il cortisone, insomma, non sto messa benissimo, ma niente di non risolvibile, insomma, qualche polase e mi rimetto in forma. Allora, oggi vi vorrei parlare di alcune fragranze in olio, non sono tutte quelle che possiedo, ma sono quelle che ho a disposizione in questo momento qui, perché chi mi segue e chi si è avventurato per la prima volta sul mio canale sa e deve sapere che praticamente io ho tutta la mia collezione di profumi confinata in un garage chiusa all'interno di non so quanti scatoloni. Purtroppo la consegna della casa che doveva avvenire a giugno non avverrà perché i tempi si sono prolungati e quindi i miei profumi rimarranno lì. Incrocio le dita che insomma li ritroverò come li ho lasciati. Sono un po' perplessa anche se mi avete, come dire, rassicurata in merito a questo, soprattutto la mia amica Sonia, la mia dolcissima Sonia, che mi ha detto: non ti preoccupare, se sono chiusi negli scatoloni, li hai imballati per bene, ritroverai i tuoi profumi e li amerai ancora di più. Dunque, oggi parliamo delle fragranze in olio, quindi queste fragranze super super concentrate, bastano pochissime gocce per profumarci alla perfezione, con un'intensità sicuramente diversa rispetto a un eau de toilette o un classico eau de parfum. Perché qui la concentrazione è maggiore, abbiamo questa parte grassa che va ad intensificare proprio la fragranza sulla nostra pelle. C'è chi li predilige in inverno, chi li ama particolarmente in estate, chi come me li ama tutto l'anno. Quindi io partirei subito. Il primo di cui vi parlo è una fragranza pazzesca della quale penso di avervi già parlato in passato ed è un olietto di Alaramain ed è il Macca. Allora, questo profumo, a parte mi piace tantissimo la boccetta perché mi ricorda un po' così atmosfere medio orientali. Questo profumo è un profumo che fondamentalmente sa di fragola. Ricorda moltissimo il famosissimo Mucalat di Montale ed è un profumo che ha una piramide olfattiva molto molto strutturata perché abbiamo gli agrumi, le note verdi, la fragola. Il fiore d'arancio, il gelsomino, le resine, l'ambra, le note talcate, la vaniglia e il muschio. Questa è una classica profumazione fruttata, ambrata, muschiata, direi anche talcata. Allora, il profumo ricorda tantissimo gli anni 80, mi ricorda tantissimo l'odore di alcune bambole, della gomma, della plastica di alcune bambole, mi ricorda tantissimo i chewing gum alla fragola, anche un po' chimicosi perché ha un po' un sentore chimico che però per i miei gusti non è per nulla fastidioso. Mi piace moltissimo perché ha un fondo molto delicato. Col trascorrere delle ore vengono fuori queste note talcate, sia per la presenza delle note talcate che anche per la presenza dell'ambra che gli conferisce proprio questa morbidezza, questo calore, questa polverosità. È un profumino ovviamente che ha una persistenza incredibile, una profumazione che ammalia, conturbante, molto accattivante, sensuale, oltretutto, anche se ha dei richiami con gli anni 80, è un profumo che trovo molto giovane, moderno e dinamico e quindi ve lo straconsiglio. Lo trovate facilmente, tra l'altro ad un prezzo molto accessibile, perché stiamo parlando comunque di prodotti low cost, sul sito di Notino. Di tutt'altra categoria, nel senso che cambiamo completamente scenario perché parliamo di muschio,
Quindi parliamo di un sentore più pulito, più delicato, più romantico, che rievoca un po' ricordi d'infanzia, le passeggiate in bicicletta, i capelli bianchi a falda larga, il pizzo Sangallo, il bucato steso al sole, chi più ne ha più ne metta, e il muschio degli speziali. Questo muschio in spray, però con questa consistenza oleosa. Qui parliamo di un classico muschio molto fresco, molto pulito, nel quale io avverto un po' un sentore animalico, un po' un sentore terroso, boschivo, però è il classico, diciamo, profumo. Ve l'ho mostrata la boccettina, non è niente di eccezionale, devo dire la verità. Il tappo poi non ne parliamo, è osceno, è molto più carino così. Però è un muschio molto molto interessante. Devo dire che questo risulta essere forse quello che mi piace di più, perché lo trovo un pochino più secco, più erbaceo, più verde, più terroso, ed è davvero molto molto carino. Anche questo lo potete reperire tranquillamente online. Quindi questo è il profumo in olio, il muschio degli speziali. Andiamo adesso ai miei olietti Fremont. Allora, il primo di cui vi parlo è un olietto di cui vi ho già parlato in un video haul, credo, e sto parlando dell'olio al figo d'India. Allora, questo olietto è un olietto molto estivo, un olio che ricorda proprio, oddio, la macchia mediterranea, a parte me lo sono spalmato sul naso, ricorda proprio quei sentori della macchia mediterranea, quella, come dire, quelle zone verdi che costeggiano le spiagge. È una profumazione, vi vado un po' a leggere, ho trovato un po' di note. Vi stavo dicendo, questo è un fruttato dai sentori molto mediterranei, dove troviamo un sentore che mi piace moltissimo, molto secco quasi, dell'artemisia. Poi troviamo lo zenzero, il pompelmo, l'incenso, il muschio, la vaniglia, il sandalo, il patchouli. In realtà il profumo è molto delicato, con questo sentore appunto di artemisia molto interessante. Un fico verde, molto molto verde, aromatico, molto carina come profumazione. Non è la più persistente che io possieda dei vari olietti di Fremont, però devo dire insomma che ha il suo perché. Molto carino da solo, molto carino secondo me da utilizzare insieme a delle profumazioni con note verdi, con note fiorite. Lo trovo molto carino, molto versatile, ecco, non ha una profumazione così, come dire, assertiva, così precisa da dover essere utilizzato da solo, ma può essere utilizzato sia con il profumo della sua stessa linea, sia con altri profumi che richiamino un po' quei sentori lì. Dopodiché, un classico, la vaniglia. La vaniglia di Fremont è imperdibile. È una vaniglia in purezza, ma molto 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 delicata. È una vaniglia che non... Oddio, mi piace tantissimo. Perché ho detto che non? Volevo dire, è una vaniglia nella quale io avverto sentori liquorosi ed è proprio la tipica vaniglia che mi piace. Mi piace proprio quel sentore quasi di uva passa ammollata nel rum. Una vaniglia comunque delicata, non da crema, da crema pasticcera, ma è proprio una vaniglia più liquorosa. È veramente un sentore eccellente. Tra l'altro, perfetto questo olietto da solo, perfetto con proprio il profumo alla vaniglia e perfetto con tutte quelle profumazioni che hanno appunto dei richiami al mondo gourmand, quindi profumi con note di nocciola, con note di mandorla. Trovo che questo olietto sia perfetto anche da utilizzare in combo con dei profumi alla mandorla. Una new entry è sicuramente l'olio alla passiflora. Allora, questa profumazione è perfetta per questa stagione.
perché è una profumazione, un fiorito molto molto fresco. La passiflora è un fiore conosciuto anche con il nome di fiore della passione. Mi sono scritta qui delle proprietà calmanti, rilassanti, ed in effetti la profumazione è una profumazione molto rilassante, molto meditativa, una profumazione fresca, pulita, leggera, con sentori leggermente frizzantini. Ci sono appunto queste note fiorite, note muschiate, ed è una profumazione che ricorda tanto l'odore del pulito, del sapone. Mi stavo annusando di nuovo il figo d'India, invece questo ce l'ho qui, non mi voglio riempire di oli perché altrimenti impazzisco, perché sono troppi. Ve la consiglio proprio per questo periodo, perché è una profumazione molto leggera, eterea, ricorda un po' la leggerezza dell'acqua, i petali dei fiori, che si muovono, insomma, sotto la spinta, il soffio del vento. È una profumazione delicatissima, proprio con sentori puliti e freschi, ed è una profumazione secondo me perfetta per il dopodoccia serale estivo, ma perché no, anche per conciliare il sonno e quindi prima di andare a dormire. Meraviglia delle meraviglie, anche questo un profumo, una profumazione perfetta per l'estate, ma secondo me perfetta tutto l'anno, è il mirto. Questa profumazione mi ha letteralmente fatto impazzire. Conto assolutamente di acquistare anche la versione Eau de Toilette. Ho iniziato acquistando la versione in olio perché lo prediligo, insomma, per la persistenza. Vi dico subito che all'interno del mirto troviamo la rosa damascena, il mirto, lo zafferano, la vaniglia, l'oud, la tonka e l'ambra. Allora, questo profumo è un profumo dolce, mediterraneo, con sentori fortemente aspri e aromatici, che però si mescolano perfettamente alla nota di oud, di tonka e di vaniglia. Come dire, il sentore che ho avvertito mi ha fatto pensare un po' a incensi accesi, i tappeti, i tè aromatici. È un profumo che ricorda molto il mondo medio orientale, con quel calore, con quell'intensità, con quell'aromaticità. Una fragranza molto particolare, la trovo molto molto originale, e allo stesso tempo trovo una certa cremosità che strizza l'occhio un po' al mondo gourmand. Mi ricorda un po' dei dolcetti alla vaniglia con note di cannella, di coriandolo. È una fragranza davvero incredibile, buonissima, una persistenza eccellente. E assolutamente conto di acquistare l'Eau de Toilette perché è una fragranza pazzesca. Ultimo, non per importanza, che mi ha consigliato una ragazza, insomma, che mi ha contattata su Instagram, della quale adesso io non ricordo esattamente il nome del suo profilo, ma ve lo faccio assolutamente passare in sovraimpressione e la ringrazio per avermelo consigliato. Me ne ha consigliati degli altri che purtroppo fisicamente non sono riuscita a reperire. Vedrò un attimo di girare qualche altra erboristeria, ed è Rosa Lucum, con questa rosa pazzesca, ma soprattutto questo profumo sa proprio di dolcetti al miele, con all'interno la cannella, non so, il cardamomo, le noci, i pinoli, le mandorle, le nocciole. È un profumo che ricorda tantissimo anche le mele caramellate, assolutamente, e ci sento anche dei sentori alcolici. Mi ha ricordato quindi il rum, comunque il cognac. Mi ha ricordato tantissimo il dolce Lisir di Erbolario. È un profumo che naviga su quelle onde.
Quindi, come dire, tanti sentori della tradizione, tanto miele, tanta densità all'interno di questa profumazione. Una profumazione sì, gourmand, ma nulla di stucchevole, molto equilibrato con questa nota proprio di rosa. È una profumazione davvero che amo tantissimo. Quindi ve lo straconsiglio anche questo, durata incredibile e mi sa che anche di questo mi toccherà acquistare l'eau de toilette o l'acqua profumata. Di questi due senz'altro acquisterò anche i profumi perché sono due profumazioni meravigliose e quindi insomma ve le straconsiglio. Dunque, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. E a me ha aiutato molto in questa giornata così un po' di testa in aria e vi ringrazio come sempre, ringrazio gli iscritti di sempre per il vostro affetto e i nuovi iscritti. Vi mando tanti tanti bacini, se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ciao!